Bentornati ragazzi, qua è Leo Ignorant FIFA e siamo qui con un nuovo episodio del nostro Road to Random. Pronti per nuove tre partite, ma prima di tutto vediamo chi è il primo giocatore oro dell'episodio. Ok, abbiamo trovato Lorenzino Insigne, ottimo acquisto per parte della nostra nuova rosa, che adesso proverò a farla naturalmente con Griezmann dall'ultimo episodio Insigne, quindi verrà forse un'ibrida tra Serie A e BBVA, guardiamo. Ok, questa è la squadra, vedete non è per niente male, anzi, a parte Cigarini messo qui, sono tutti nel loro ruolo praticamente, quasi con piena intesa, a parte un difensore centrale e Cigarini, veramente buona. Cerci in attacco, speriamo faccia strage. L'ho usata perché Immobile e Aubameyang dovevano un po' riposare come al solito, quei due sfaticati, e quindi siamo in divisione 6, abbiamo fatto 6 partite, credo 9 punti, non è proprio il massimo della vita. Come al solito abbiamo trovato la versione IF naturalmente di Insigne, sono andato a prendere la versione normale. Se mai riusciremo ad arrivare a prendere la versione IF, Insigne esterno sinistro, può essere comodo. Il nostro avversario con la maglia della Roma, la maglia vecchia del nostro Kiul, Tevez, Rossi, Viabiani, Gervinho. Squadra la tosta, Danucci in porta. Buono così, Cerci subito. Cerci subito! Oh, mamma, Cerci che stava per fare! Scatenato come sempre Alessino Cerci. Attacca, 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 va che sbaglio. Via di là. Via di là, vai Griezmann. Vai Griezmann. Vai a vedere perché ti ho preso. Griezmann! Che tiro è! Che cagata di tiro è! Vai Cerci! Vai Cerci! Oh mamma Cerci! Cosa aveva fatto Cerci? Bello qua, bello. Vai! Oh mamma, traversa! Parte il cross. Oh! Ecco così, no, Finisce qua il primo tempo 0-0. Partita che ho abbastanza controllato. No! Madonna! Sì, meno male ha sbagliato. Meno male ha sbagliato. Mia! A Griezmann! Griezmann! Antoine! Griezmann all'esordio, va in rete, grandissimo! Al 59esimo, partita che era praticamente morta, però colpa di Montolivo sempre. Oppela! Vai Cerci, buttati! Buttati Cerci! Cos'è? Cos'è? Lorenzino! Buono! Buono! Mamma che azione, Cerci, incrociala! Dai, è morto! Grande Politano! Lo vede! Cerci di destro! Palo! Ancora per Zapata! Traversa Rigano! Olè! Ciao Cicci! Ciao, ti scarto con Politano! Vai per Cerci! No, Cerci, perché torni indietro? Buono così! Morto vivo, bim bum bam! Morto vivo, bim bum bam! In mezzo per Cerci di testa! Arriva dunque il fischio dell'arbitro. Che cazzo di testa c'ha? Non ti ammazzo manco un maiale. Vabbè, comunque, questo colpo di testa bellissimo di Cerci si chiude la partita 1-0 per noi. Dai, sogniamo. Questa da vincere 20-0. Veramente 17 tiri a 4, 9 tiri in porta 1. Beh, ragazzi, ha fatto un tiro nel secondo tempo e neanche in porta. Ci mancano 4 punti per la promozione in 3 partite. Se giochiamo così ce la possiamo fare. E vediamo chi è il giocatore oro random che ci meritiamo, che ci spetta. Io un altro giocatore della Serie A, però un altro in forma. Quindi, di nuovo andiamo a prenderci la versione normale di Perin. Mitico Perin, però Perin lo volevo veramente. Più o meno la stessa squadra, ho cambiato un po', ho messo Aubameyang Immobile invece che Cerci e Politano, e ho messo qua un po' di Liga, così per fare intesa Griezmann, per rimettere Piquet. Sì, usi anche le carte, dai, sei stronzo, con le cartine sui difensori centrali, su Ramos e Aubameyang, che sono quelli, non gli serve la cartina. Questa è mia, questa è Sparta.
Griezmann. Ammazzo. Maremma. Bashiro. Queste non le devi sbagliare, non è da te. Aubameyang. Grandissimo gol. Perfetto. Rientra e tira. Grande così. Al 26esimo. 1-0. Oh, come lo vede. No. No. È illegale sta cosa. Griezmann. La bomba. Bella, bella. Bravo Griezmann. Aubameyang. Bravo. Nel mezzo. C'è morto vivo. Perché c'è lui. Finisce qua il primo tempo, 1-0. Ottima partita per ora, stiamo giocando veramente bene. Nel mezzo. E gol! Perfetto! Aubameyang, doppietta! Grandissimo! Minuto 49. Li odio! Li odio che si rientrano, passaggio dentro e gol! È facile, No, dai, ma che palle che fa questo Ramos. Dai, ma non c'è verso. No, no. Come ha fatto a pararla? Vai, Oba. Nulla. Vai. Eh sì. 3-1, Ciro Immobile. Deve sempre marcare. Grandissimo, al 65esimo. Torniamo sul più 2, mi stavo cacando perché... Stoy aveva iniziato a giocare, a quanto pare. Griezmann. I wanna Griezmann. You be my Griezmann. Nonna, se facevi gol, fatto l'azione perfetta. Griezmann di testa. Lo faccio anch'io. Toh, 4-1. 85esimo e la chiude lui. Ciro Immobile, doppietta anche per lui. Mi avevano chiesto di mettere dei crediti bonus in base alla vittoria, pareggio, sconfitta, però sinceramente il mio obiettivo non è quello di prendere tutti i giocatori che ho, cioè non sono intenzionato a prendere tutti gli in forma. Alla fine prenderò, vabbè, naturalmente mi fa gol perché non posso parlare due secondi, lasciami parlare, fammi parlare. Allora, non prenderò tutti i giocatori tra gli sbloccabili, cioè molti in forma saranno inutili, quelli che non cambiano ruolo alla fine, tipo Jagielka che neanche più uso, non so, Hilton, anche lui non è che lo usa tanto, Lloris, vabbè, costa troppo, non ci arriverò mai a prenderlo, cercherò di prendere le versioni normali, io li lascio lì tra gli sbloccabili naturalmente, non è che li levo, il mio obiettivo è quello di arrivare in divisione 1, la giocheremo una volta, come va. E non è che punto a vincerla, visto che non la vinco con il mio account, anzi sono retrocesso in divisione 4, quindi insomma arrivare in divisione 1 non sarà facile. Tanto qui un bel gol, no, finisce qua 5-4-2, quanto è finita? Non mi ricordo. Aspettiamo la grafica, prego regia, può darci la grafica perché non mi ricordo quanto abbiamo fatto, credo 4-2. Doppietta di Immobile e doppietta di Aubameyang. Sì, esatto. Un'ottima partita. Abbiamo giocato veramente bene contro una squadra, una Bundes buona, con anche le cartine allenamento. Quindi 15 punti. Un punto per salire in divisione 5, se non sbaglio. Se riusciamo a farne 4, ora non in questo episodio perché ci manca solo una partita, vinciamo anche il titolo. Per come si era messa la divisione, perfetto. Adesso andiamo a vedere chi è il terzo giocatore dell'episodio, sempre oro, sempre random. Aspettate. Zerdan Shaqiri, o Shalqiri per gli amici albanesi, è il terzo giocatore dell'episodio. Peccato non c'è ancora la versione dell'Inter, perché un esterno della Serie A ne avrebbe fatto veramente comodo. Però ci prendiamo la versione del Bayern. Siamo a posto. 95 d'intesa. Cazzo, è lì Touré e Rooney, centrocampo. Company, Koscielny, Walker, Clichy, Lloris, Schürrle, Diego Costa. E stranamente a Miralles. No. Miralles. Sbaglia di poco. Miralles. Ho detto Miralles è pericoloso. Cazzo, non te lo... No. Questo è il gol per forza. Ho detto che Miralles era pericoloso, ve l'avevo detto. Che ci vuoi fare? Ho fatto girare 10.000 volte. Che cazzo fanno?
Carvalho da fermo. Attenzione, ecco il gol. Ci deve stare la promozione. Cosa ha fatto Carvalho? Con calma, con equilibrio, cos'è? Senza troppa pressione. Cos'è? Da fermo. Nel set. Ancora... Buono. Dai, Koke. Bravo, Koke. Nel mezzo, Ciro. E c'è il 2-1. Un altro gol della merda. Ma è giusto così. Ragazzi, me li fanno e io li faccio. Bene, non è che c'è da discutere sul fatto che abbia fatto un gol della merda. L'ho scartato come un pollo. E poi. Però. Via. No, in avanti t'ho detto. Mamma mia, cosa ha levato Adler. Vai, Koke. Olè. Koke. Questa volta ha colato il tiro, giustamente. Finisce qua il primo tempo 2-1. Siamo in vantaggio incredibilmente. Partita equilibratissima. Teniamo palla in attacco. Oh, Koke ancora. Sta esaltando Koke. Vai. Non gli ho visto il cazzo. Sempre nel mezzo a rompere. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra. Cerci. No, non puoi aver sbagliato questo. Cioè, se questa la pareggio per colpa di Cerci, lo quixello, lo quixello e ne piglio un altro. E finisce qua 2-1. Meno male che non ho pareggiato per colpa di Cerci, sennò qui partiva tutta la squadra, tutta in panchina. Diciamo ci siamo ambientati alla PS4. Diciamo, si inizia a ragionare, ragazzi. Si inizia a ragionare. 9 punti sono come l'oro qua. Siamo matematicamente in divisione 5 e con una partita rimasta. Vediamo un po' chi è l'ultimo giocatore sempre oro in questo episodio, quindi 4 giocatori oro in questo episodio. Perfetto. Un altro giocatore della Serie A, un altro di forma, quindi 3 su 4 giocatori in forma della Serie A. E come sempre ci andiamo a prendere la versione normale di Bonucci. Però su FIFA non è male, 69 di velocità, 78 di difesa, 79 di fisico, un 65 di dribbling che non è male. Una carta molto, molto equilibrata. Comunque vedremo nel prossimo episodio che squadra riuscirò a fare. Per questo è tutto, io vi ricordo di passare nella pagina Facebook in descrizione, sia la mia, sia quella dei tornei Contest, Wager e Pink Slip, perché ogni giorno vengono proposte cose e potete vincere sempre crediti. Come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e vi ricordo, be yourself, stay ignorant. One day my